UME3.it intervista oggi Stefano Pollari, che è il rappresentante legale della Federazione dell'Unione Sindacale di Base di Frosinone. E interessa a noi conoscere oggi la sua opinione in merito al provvedimento regionale finanziato con 32 milioni che dovrebbe intervenire per alleviare le difficoltà di sopravvivenza di molti disoccupati di questa provincia dopo che è stata dichiarata area di crisi complessa. Pollari, allora, qual è l'opinione del suo sindacato e del suo personale su questo provvedimento? Ma guardi, intanto posso dire che questo provvedimento è nient'altro che una prosecuzione dell'agonia di questa provincia così, diciamo, fortemente colpita da fabbriche che chiudono, disoccupazione, e comunque rimane ad oggi un territorio veramente depresso. Questo provvedimento, che stanzia 32 milioni di euro e poi li stanzia nelle fasi, in parti del 15% per le zone terremotate, il 15% va ai lavoratori, un 55% di questi fondi vanno alla prosecuzione della cassa in deroga per 12 mesi per tutti coloro che in qualche modo terminano la cassa integrazione nell'anno 2016. Un 30% va alle politiche attive, e lì entriamo in un campo veramente dove i soldi si perdono tra agenzie interinali e così via, proprio perché il sostegno alla ricerca del lavoro non è in qualche modo, come dire, così sicuro, ma va a creare disoccupati di serie A, di serie B e C. Senta Pollari, ma lei mi fa venire un dubbio. Si sta ripetendo la stessa vicenda, la stessa storia che abbiamo conosciuto in occasione, diciamo, dei corsi di formazione in cui si facevano poi rifacimento unghie e altre cose? Certo, questo sono le politiche attive. Sono le politiche attive, quindi chi oggi con la Job Act viene licenziato tramite il centro per l'impiego viene messo innestato nelle politiche attive, quindi la ricollocazione avviene tramite corsi e c'è l'obbligo di frequentazione dei corsi, così che si fa questa, diciamo, questa scala di disoccupati più o meno capaci, meno capaci, e diciamo si va a perdere dentro corsi inutili, dentro veramente corsi inutili, e a farci i soldini, insomma, sono solamente quelle agenzie interinali, come dicevo prima, e chi produce il corso stesso, ma il lavoratore poi non torna nulla come beneficio alla persona o al posto di lavoro, e questo impiegano un ben 30%. L'altro 15%, quindi a completamento del 100% dei 32 milioni di euro, solamente il 15% viene per una concessione di cassa in deroga per 12 mesi per tutti coloro che residenti nei comuni, mi sembra 91 comuni, dove è stata dichiarata lo stato di crisi per tutta una serie di questioni, possono in qualche modo richiedere i 12 mesi di cassa in deroga qualora finiscono totalmente ogni forma di ammortizzatore, quindi o la NASPI, anche tutti i benefici all'ultimo stadio, quindi finito lì e non c'è più nulla da fare, hanno diritto
a questi 12 mesi, ma è chiaro che il 15% in tutte queste aree non so quello che può determinare. Segretario, senta, ma nel provvedimento si parla anche di proroga della mobilità per chi l'ha persa o per chi sta per perderla. Come è realistico o se è realistico questa attesa? Guardate, io credo che di realistico c'è ben poco in tutto questo procedimento, perché, ripeto, l'area di Frosinone, di Rieti e anche molti comuni della provincia di Roma che sono interessati coinvolgono un numero enorme di lavoratori che hanno l'ammortizzatore che sta per terminare o l'ammortizzatore che è terminato per tutte le questioni. Quindi chi è in cassa integrazione sì, può chiedere un anno, ma c'è il 55% delle risorse. Per chi ha perso tutto, perché ha finito la mobilità, ha finito la NASPI, ha finito tutti gli ammortizzatori, c'è solamente il 15%. Quindi realisticamente mi sembra più uno spot per dire noi stiamo aiutando le zone terremotate, stiamo aiutando i lavoratori, stiamo aiutando i datori di lavoro, stiamo aiutando chi sta finendo la cassa integrazione o la mobilità, stiamo aiutando addirittura chi perde ogni forma di ammortizzatore, ma con queste capacità economiche io non credo che si vada molto avanti, insomma. Una domanda ancora, a parte la limitatezza delle risorse e anche un certo meccanismo farraginoso per quanto attiene la suddivisione delle stesse, se ho ben capito dalle sue percentuali quelle che ha citato, qual è il suo giudizio sulla praticabilità di questo provvedimento, cioè sulla facilità di poter attingere a queste risorse da parte di chi ne ha bisogno? Veramente poche, veramente poche, perché il 2016 sta terminando, il 2016 sta terminando e in molti casi ancora non si sa bene di questa questione e i lavoratori, molti non lo faranno, molti non lo sanno, noi stiamo in qualche modo promuovendo informazione su questo proprio perché chi ne ha diritto possa usufruire realmente di questa di quello che c'è, perché poi io ripeto, le percentuali sono queste e chi ci sta dentro e altrimenti si rimodulerà man mano anche il carattere dei mesi che hanno dato, no? Perché loro parlano di 12 mesi di cassa integrazione in deroga e anche per chi finisce tutti gli ammortizzatori altri 12 mesi che dovrebbero essere quei famosi 500 euro che tanto diciamo commentava la senatrice Spilabotte, 500 euro a tutti quelli che perdono l'ammortizzatore nel 2016, magari su 91 comuni, ma magari fosse così. Io temo che non sia così, temo che sia un trombone che in qualche modo dice noi aiutiamo tutti, diamo un sacco di soldi a tutti, i lavoratori terremotati, questo, quell'altro, chi perde il lavoro, chi in qualche modo. Poi al sodo rimarrà la realtà. La realtà è che questo è un territorio massacrato. E questo provvedimento non è che è volto a un miglioramento delle condizioni, è una boccatina d'aria per quello che c'è, ma area depressa è e area depressa rimarrà anche dopo questo provvedimento. Senta, qual è l'iniziativa principale della vostra campagna informativa per che chi ne ha necessità possa attingere a questi provvedimenti? Ma noi siamo in sede sindacale, tutti i nostri iscritti ne sono a conoscenza e poi ecco appunto se possiamo fare qualcosa di mediatico lo facciamo proprio onde evitare che rimaniamo un po' chiusi. Chiaramente io ringrazio
il giornale, che l'inchiesta che ci ha dato la possibilità di questa intervista, così che tutti gli utenti che ci ascoltano hanno questa informazione, che voglio dire, non vuole essere un'informazione negativa del provvedimento, ma di fatto c'è ben poco, però quel poco che c'è vale la pena saperlo che c'è e lo prendiamo, perché cioè, voglio dire, non è che risana le sorti della provincia di Frosinone o Frosinone, però una boccata d'ossigeno è se ti raccampa anche questi 12 mesi, se poi sono 6, comunque un qualcosina c'è, e quello che c'è non va lasciato, va tenuto, insomma. Beh, grazie segretario, il messaggio mi pare chiaro, pochi maledetti e subito, sì. Almeno per fronteggiare qualche emergenza. Sì, e soprattutto io, guardate, non voglio risparmiarmi, anche perché questo è un addendum dell'accordo quadro della Regione Lazio, dove devo dire che la USB non è stata neanche chiamata su questo accordo che hanno sottoscritto i confederali insieme alla UGL, la CISAL, Unindustria e tutta un'altra serie di per Viterbo, la Federlazio, la Lega Coop, insomma, diciamo, hanno dato largo spazio a tutti, non si sono degnati comunque di riconoscere una organizzazione sindacale come la USB, che oggi sul territorio è presente ed è presente su tantissime aziende, in numeri anche considerevoli, però ci viene messo in qualche modo il bastone tra le ruote, perché questa è un'organizzazione sindacale che sta dalla parte dei lavoratori e non fa accordi con i padroni, questa è la sostanza. Grazie, buon lavoro, segretario. Grazie.